1, 2 e 3. Adesso, questo te le dono un attimo, due parole per spiegare perché in questi due giorni in cui abbiamo annunciato questa inaugurazione sono stati anche dei commenti per dire perché si inaugura un bagno pubblico. Ci sono le motivazioni per spiegare questo gesto importante per la città. Siamo intanto nel luogo più magico di Osimo, che sono i giardini pubblici di Piazza Nuova. Questa amministrazione in questi 7 anni li ha curati, ci ha investito denaro e il popolo osimano chiedeva questo gesto. Abbiamo qui di fronte a noi i vecchi bagni che la sovrintendenza in qualche maniera ci aveva indicato una via, ma che non era quella di trovare un luogo dove fare bagni nuovi, ma solo restyling. Allora abbiamo pensato bene di scegliere questo luogo per dare questo nuovo servizio ai cittadini di Osimo. Un nuovo servizio significa che prima avevamo un bagno che aveva circa 50-60 anni di storia. Questo nuovo luogo, questo nuovo bagno ha un fasciatoio appena entrate per le giovani mamme e i loro figli e poi ha la diversificazione tra un bagno per disabili, che servirà anche alle donne, e un bagno uomini. Qual è la novità? La novità è che faremo anche un accordo con il baricentro che si è offerto di darci una mano nella custodia e nella pulizia assieme ad Astea e quindi questo bagno sarà sorvegliato dall'apertura alla chiusura, quindi si mettono insieme diverse cose. Qual è la novità invece sui vecchi bagni che abbiamo qui di fronte a noi? Che con il bando presentato al Ministero, con il bando Parchi e Giardini, potrà diventare un info point didattico per tutti coloro che verranno a visitare questo luogo magico della città di Osimo. Credo che quindi si mettono insieme tante cose, questo è un gesto anche contro il degrado, contro tutto quello che sta succedendo nelle città, non solo nella nostra città, nelle città, e quindi mi sembrava opportuno, insieme a tutta la giunta che è qui con me, ringrazio poi la Osimo Servizi che ha effettuato i lavori e ringrazio l'architetto Maurizio Gabrielloni che è stato un po' il responsabile unico del procedimento e c'è qui con noi anche il geometra Marinelli che ha effettuato il progetto. Quindi uno staff, un insieme di persone che ha lavorato per dare questi nuovi bagni alla città di Osimo. Voi non vi rendete conto di quante persone ci hanno detto in questi anni di trovare un luogo dove costruire questi nuovi bagni per Piazza Nuova, perché sono bagni simbolo non solo di questo luogo magico, ma per tutti coloro che da aprile fino a settembre-ottobre frequentano il centro cittadino e quindi è un bagno aperto e gratuito, quindi credo che sia un gesto importante. Vorrei anche dire a tutta la città che dopo aver realizzato questi bagni a Piazza Nuova, nel redigendo bilancio che andremo a provare entro aprile, andremo a fare un restyling dei bagni pubblici sotto il loggiato del comune. Quindi a tutti coloro che amano le piccole cose, qui ringrazio anche l'assessore ai lavori pubblici che mi sprona sempre su questo, Flavio Cardinali, il sindaco pensa magari ai bagni, pensa magari alle scuole, pensa magari alla grande viabilità e non si preoccupa a volte delle piccole manutenzioni. Ecco, questi sono gesti concreti che sicuramente la città ameranno. Ringrazio anche l'assessore Glorio che lei cura l'ambiente, cura l'arredo urbano e quindi si è preoccupata di seguire i lavori in prima persona. Spetta al sindaco il compito di tagliare il nastro, poi a ciascun assessore il grazie per seguire ogni lavoro che c'è nella nostra città. Da qui si inaugureranno una serie di iniziative ed inaugurazioni che sono i lavori che abbiamo progettato durante il corso del 2021 e che vedranno partire i lavori e inaugurare i lavori nel corso del 2022. Sarà ambizioso anche il piano investimenti del 2022, quindi abbiamo una seconda parte del secondo mandato che porterà alla città nuovi investimenti alla luce anche del PNRR che speriamo ci premi per i progetti che abbiamo presentato. Quindi grazie a tutti, adesso ognuno di voi può vedere i lavori che abbiamo effettuato.